Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Siamo in aperta campagna e sappiamo che siamo a novembre, ma cerchiamo erbe officinali e cibo. Il bel sole pugliese ci accompagna. Insieme alle mie due prossime generazioni ci mettiamo in cammino. Ci imbattiamo subito nel finocchietto selvatico, appena in fiore. Mi chiedono di mostrarlo ed io lo faccio. Lo raccolgo accuratamente perché per questo periodo è ottimo contro il catarro delle vie respiratorie superiori. Questa sera berremo tutti un bel infuso caldo perché migliora la respirazione e predispone un sonno ristoratore. Poi troviamo una piantina tenera, ottima per insalata. Questo finocchietto fresco. Siamo proprio fortunate, abbiamo il timo. Una pianta officinale utile contro asma, raffreddore e mal di testa, usata anche come rimedio naturale per pelle stanche e capelli grassi. È un potente digestivo, ma a noi interessa soprattutto in questo periodo contro le infiammazioni dell'apparato respiratorio. È un ottimo rimedio contro tosse, asma, bronchite e raffreddore. Le sue caratteristiche aromatiche sono molto utili per contrastare il mal di testa. Poi troviamo la rucola selvatica. È spiccata già. Raccolgo le foglie per farci una bella insalata questa sera e domani. Le foglie della rucola conferiscono alla dieta molto calcio, vitamina B9, A e C, stimolanti, digestive, diuretiche e rubefacenti, cioè richiama il sangue alla superficie della pelle. Questa è più giovane, non è molto spiccata, è ottima. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Una farfalla ci vola intorno. Ci predice qualcosa? Oh sì, troviamo il tarasacco. Nel Medioevo si iniziò a usare come rimedio del fegato e come spesso accade, evidenze scientifiche hanno confermato questa teoria. Queste sono belle tenere tenere. Ed ora troviamo il grespino, una pianta dimenticata eppure molto efficace, soprattutto per il fegato. Nella medicina popolare il crespigno veniva usato come cataplasma per la cura e la cicatrizzazione di ferite lievi. Questa pianta officinale si può cucinare oppure mangiare ad insalata. Poi ci imbattiamo nell'olivo selvatico. In molti questi frutti li buttano via, eppure essi servono affinché l'olio prodotto con le olive coltivate diventi meno aggressivo, e cioè meno acido. No, aspetta. Guarda quanto è grande questa addirittura. Qua ce ne sono diversi, facciamo una frittata oggi. Vai. Asparagi selvatici. Ritroveremo qualcuno. Non so proprio, però qua c'è... Là c'è la pianta di asparagi. All'improvviso si posa sulla mano una coccinella. No, non posso crederci. Abbiamo trovato le sorbe. Frutto antichissimo. Bene, adesso possiamo farci anche la marmellata oppure mangiarla come frutto. Al profumo di timo in cesta torniamo. E il nostro bottino si può vedere. Abbiamo tutto, abbiamo erbe officinali, cibo, addirittura anche conserve se vogliamo, e noi vi ringraziamo di aver visto il video, grazie. Che dire, la campagna ci dà tutto, tutto ciò che noi abbiamo bisogno. Con un'ora del nostro tempo abbiamo erbe officinali e cibo per tre famiglie
e per minimo 3 giorni. Grazie amici, ciao, alla prossima!